Ciao, Potere Robotico, in questo caso recensisce uno dei ciogocchi più bizzarri e particolari, secondo me, apparsi fino ad oggi, ovvero il Big O, preso dalla omonima serie Big O, dove c'è questo robot abbastanza massiccio e dal design molto particolare, ed eccolo qui, nella sua complessità e nella sua maestosità. È un robot che ha un suo fascino, ha un suo perché. Vediamo, lo ammiriamo. Una buona verniciatura, un buon colore. È un robot, ripeto, alquanto particolare. Possente, Molto, beh, diciamo che basa la possente, sua bracciona, sulla sua, la, fisi, gambona. sulla, la, la sua fisionomia, sulla possenza. E quindi ricorda un po' anche per certi versi Godam, come Sarà chiaro senza che sì, panciona. non è così pancione. Chiaramente poi questo Big O in questa omonima serie, dove praticamente lui è il robot principale, dove lui opera in questa città chiamata Paradigma City, dove i ricordi di 20 anni prima nessuno sa nulla. Praticamente l'umanità, i ricordi dell'umanità sono stati azzerati. Tutti si risvegliano dentro questa città e si comincia da zero. Allora. Infatti, per questo è chiamata Paradigma City, perché è un paradigma. E il personaggio principale si ritrova questo robot da usare in nome della giustizia, ma non sa so neanche lui da dove venga, proprio nessuno sa niente. E lui lo usa, Quindi è già che capace di è già usarlo, capace però. di usarlo, e sostanzialmente è un po' come se questo personaggio qui è come se fosse la copia di Bruce Wayne. Chiaramente non si chiama Bruce Wayne, però è un riccone che è a servizio della giustizia e combatte il cosiddetto crimine o comunque la malvagità con questo robot. Quindi ci saranno dei nemici, comunque, Sì, 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 giganti, sì, anche o sì, sì, sì. mostroni, non lo so. Beh, diciamo che poi uno degli avversari più importanti che lui è un altro Big che si chiama il Big Duo. E quindi diciamo che ci sono altri avversari. Poi esiste un manga anche di 6 numeri della Star Comics, dove anche lì si può leggere questo manga e magari saperne qualcosa in più. La serie invece è animata, è composta da 26 episodi. I primi 13 sono stati girati da dei giapponesi e gli ultimi 13 episodi sono stati invece girati da degli americani che hanno comprato i diritti e l'hanno finito, perché inizialmente non c'erano più soldi per finire questa serie. Ah, però. Tutto lì. È comunque una serie piacevole. Io ho visto qualche episodio, poi dopo, dato che non ho più trovato i sottotitoli, eccetera, ho desistito. Poi non ho più completato la visione, però, vi ripeto, sarebbe una serie comunque da prendere in considerazione, mentre ho preso il manga, poi, che comunque sia non è nulla di che. Scusate, ma sono un po' messo male. E vediamo anche gli accessori, che sono soltanto due mani, un po' Un po' scarsini, direi. scarsini, perché è Perché? uscito il bonus aggiuntivo della Bandai, con tutte le armi, gli accessori, anche la macchina del personaggio principale, Quindi una specie di Batmobile c'è una sorta anche. di Batmobile, giustamente, perché come dicevo prima, naturalmente c'è il maggiordomo e c'è anche Ah! una ragazza che gli dà una mano, che poi non è un essere umano, ma è una cyborg, chiamata Dorothy. Salute, Mel. Infatti ho detto. E comunque dicevo, questo bonus aggiuntivo, che costa più del robot, Intanto. fatto da Bandai, io l'ho desistito dall'acquisto assolutamente, perché non ha senso comprare tre armi Tre aggiuntive e armi, pagarlo più del robot. E lì Bandai ha tuppato alla grande. Comunque, il robot è questo. Adesso vediamo un attimo anche la mobilità, che è discreta. chiaro che essendo un robot così imponente. Esatto. E qui diciamo che, come nella serie animata, possono essere tirati i pistoni, e praticamente poi quando si caricava e tirava poi un pugnone, tutto il pistone poi scaricava la propria potenza,
e nella ghigna del nemico. Esatto, sì. Esatto, nella ghigna del nemico, proprio così. Poi qua si aprirebbe per far vedere, diciamo, la cosiddetta cabina di pilotaggio. Ah. E lì dove veniva pilotato il rover. Lino, dice, sì. Andava Bruce Wayne dei poveri. No, sì. Beh, dei poveri, cioè, Bruce Wayne, Crocco. Questo Bruce Wayne, da, secondo me, dei punti all'altro Bruce Wayne. Ah, perché c'era un bottone. Secondo me, cioè, non gli fa mica un baffo. E quindi lo pesiamo. E quindi lo pesiamo, e poi volevo far vedere anche l'altro piccolo particolare, che si può asportare questa parte, quando Fiat si incazzava partivano 12.000 missili dal petto e lì sì, cioè, sono cazzi amari per chi si ribecca nei denti, nei reni. Ed ecco qua, adesso andiamo a pesare. Allora, vediamo quanto pesa l'amico qua. Che di metallo ce n'ha, un bello cicciotto, Sì, è anche un modello da più di 20 centimetri, quindi è comunque 547 grammi. Ce n'è. Quindi c'ha della stazza e c'ha della cornatura, come si direbbe. Adesso vediamo poi anche, cioè, la verniciatura è buona, cioè il modello è ben fatto, ben realizzato, non ci sono santi che tengano. Questo è un bel pezzo. Il GX48, quindi di recente riproduzione, è uscito nel 2009. Adesso vediamo. Anche la scatola è sempre bella. Sì. In the name of guilty, in nome della giustizia, il Bigot opererà. Pagellone. Pagellone, vediamo cosa praticamente abbiamo ordito a questo giro. Allora, diciamo, impatto estetico io gli ho dato un bel 8,5. Materiali 9, perché c'è del metallo, la plastica usata nei punti giusti, eccetera. Abbiamo iniziato anche questa da 9, perché è veramente perfetta. Gli accessori, 2. 2, sono proprio 2. Sì, anzi, forse il vero voto sarebbe dire non pervenuto. Comunque, una scatola da 7, abbastanza accattivante, niente di eccezionale. Rapporto qualità prezzo all'uscita io gli darei un bel 8, anche se era un modello abbastanza, diciamo, di fascia media, né costoso né però economico, modello di fascia media. La mobilità è da 7, perché comunque sia, sì, anche il modello robot non è fatto per avere grandi pose dinamiche. E un bel giudizio finale da 8, perché più dovuto al fatto che non è un modello, tra virgolette, molto conosciuto e amato in Italia, perché la realizzazione di per sé invece è veramente buona, degna dei migliori solo ciocchi. Detto questo, c'è poco altro da dire, se non che è comunque bello da avere, per avere, se volete avere tutti i solo ciocchi. Se invece non ve ne frega un cazzo, non compratelo. Sì, lasciatelo da me. Però comunque sia, questo è un bel robottone. Sì, sì. Lui proprio, cioè, sicuramente non farà sfigurare la vostra collezione. Anzi, probabilmente sarà uno di quelli che attirerà di più l'interesse. Dice, ma chi è questo qua? Cioè, che comunque sia un design molto particolare e affascinante, che comunque sia uno non passa inosservato questo, e quindi uno deve comunque chiedere qualcosa per questo pezzo, anche perché per l'appunto ha una forma alquanto bizzarra. Sì. Vabbè, arrivederci.